Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in clausura, la saletta di Padre Pio, dove qui riceveva diversi figli spirituali a cui raccontava tanti aneddoti, tante storie. Ma oggi siamo qui per raccontarvi qualcosa di anche interessante, di come Padre Pio ha affrontato nel 1903. Quindi un anno intero, dal 1903 al 1904, nel convento di Morcone, l'anno di noviziato. Oltre alla disciplina c'era anche il silenzio perpetuo che veniva imposto, il totale distacco dalle cose e dagli affetti terreni. Ogni minima infrazione alla regola veniva severamente punita. Spesso raccontava Padre Pio che se uno rompeva il silenzio nei tempi proibiti, doveva stendersi sul pavimento con le braccia distese a forma di croce e poi doveva recitare cinque Paternoster e cinque Ave Maria. Nel convento di Morcone non c'era il riscaldamento, d'inverno c'era freddo intenso. Il maestro dei novizi poteva dare un breve permesso ai giovani per potersi riscaldare nel fuoco comune, che era appunto un locale con un camino sempre acceso. Numerosi erano anche i digiuni che venivano imposti alla regola, si digiunava tutti i venerdì dell'anno. Il digiuno inoltre poi vi era quello legato alla Madonna dal 30 giugno al 15 di agosto, poi vi era il digiuno dell'Avvento, così come vi era anche il digiuno della Quaresima. Ed inoltre alla vigilia delle stesse feste della Madonna e dei Santi dell'Ordine si mangiava per terra, ginocchio. E la disciplina era molto dura e pochi riuscirono a resistere. Ognuno lavava i propri panni e anche quando si lavava bisognava recitare le Ave Marie e i Paternoster. Anche quando si pulivano le latrine, i novizi dovevano recitare il Santo Rosario ad alta voce e cantare inni sacri. Gli altri frati del convento portavano i sandali ai piedi, senza calze, mentre gli stessi novizi erano sempre a piedi nudi. I novizi dovevano dormire sul dorso, vestiti col saio, con le braccia incrociate sul petto a forma di croce, proprio per respingere meglio ogni assalto del demonio. Gli indumenti poi inoltre che passava il convento erano di varie misure, ma venivano poi anche distribuiti a caso, proprio per poter offrire allo stesso giovane che faceva questa esperienza in convento del noviziato l'occasione di potersi adattare ad ogni tipo di difficoltà. Ad un individuo di taglia robusta poteva anche capitare una camicia molto piccola e stretta, e così ad un mingherlino gli potevano anche capitare delle camicie enormi. Padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, il maestro dei novizi di Morcone, molto probabilmente soffriva di una strana malattia, cioè uno stato epilettico non convulsivo, cioè lui perdeva i sensi per diverse ore e più volte poteva capitare che i giovani che dovevano rivolgersi al padre maestro dovevano attendere dietro la sua porta per poter colloquiare con lui in ginocchio, nell'attesa che lui aprisse la porta e quindi li facesse entrare. Questo è capitato un paio di volte, lo stesso fra Pio da Pietrelcina, quando di notte, al freddo, infatti fra Camillo da Sant'Elia Pianisi ne fu testimone, che vide il giovane lì dinanzi per ore, ma poi accortosi che padre Tommaso non apriva, lo recuperava, ecco, da quella posizione e lo portava con sé al fuoco comune per dargli qualcosa di caldo e metterlo proprio dinanzi al fuoco per riprendere le forze.